Andiamo a Microsoft, direttore Michele Russo. Eccola, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci porti la sua esperienza, invece. Allora, è un piacere essere qui, vi ringrazio per l'attenzione. Io porto qualche caso concreto di utilizzo della tecnologia, ma utilizzo personale. Microsoft vede l'intelligenza artificiale, nello specifico generativa, come un collega digitale, non in contrapposizione, in conflitto, ma come un vero collega che può aiutare il dipendente nella sua esperienza giornaliera. Faccio outing, io ricevo tra le 150 e le 200 email al giorno. Ecco, con gli strumenti di intelligenza artificiale generativa integrati all'interno di Office, ma chiaramente è un prodotto Microsoft, cosa faccio? Gestisco le mie email in un modo diverso, quindi non vado a leggere tutte le mail, ma chiedo al copilota di darmi le mail più interessanti, di fornirmi le mail dove io sono ingaggiato, ho delle azioni da fare, o di fornirmi magari il contesto di alcune conversazioni che sono intercorse tra i miei colleghi. Potrei ad esempio seguire una riunione Teams senza presentarmi, perché l'intelligenza artificiale generativa integrata all'interno di Teams fa la trascrizione per me e poi mi dice quello che è accaduto e se ci sono dei task aperti per me. Mi riallaccio al tema delle PEC, della gestione delle PEC per l'INPS. Ecco, questo è un progetto interessantissimo dove l'intelligenza generativa potrebbe cambiare, non tanto solo a automatizzare, ma anche aiutare, per esempio, a capire il mood della mail, il mood della PEC, dove magari un cliente o un utente infuriato, oppure un utente che sta chiedendo semplicemente spiegazioni, e lì l'intelligenza generativa interviene rispondendo anche in automatico. Ecco, questo è un miglioramento del servizio, non toglie la professionalità di chi poi alla fine deve fare delle valutazioni. Word, Excel, PowerPoint sono solo alcuni degli strumenti che vengono e sono interessati dall'intelligenza artificiale generativa. Stiamo costruendo anche a livello di security degli strumenti che semplificano, per esempio, la gestione della sicurezza aziendale, in un modo del tutto diverso, dove c'è un'interazione uomo-macchina basata sul linguaggio naturale. Questo abbatte di colpo le barriere, abbatte il digital divide, perché non c'è più bisogno di una conoscenza di come l'applicazione possa funzionare, ma la conoscenza è nel linguaggio naturale che tutti abbiamo. E analisi dei dati, ecco, questa è un'altra frontiera. Oggi tutti quanti siamo abituati a leggere dei grafici, a vedere informazioni su una reportistica. L'intelligenza generativa oggi aiuta a dare contesto al dato, quindi non solo il grafico, quindi non solo leggere il grafico, ma avere l'analisi tecnica testuale, quindi la spiegazione di ciò che è avvenuto in forma testuale relativamente appunto all'analisi. E questo è disruptive per noi, perché elimina, no, quel gap di conoscenza iniziale che ci deve essere. Il dato visto così non è nulla, è nudo e crudo, interpretato può dare valore. Ricerche sui documenti, ecco, le ricerche sui documenti, patrimonio informativo, lì dove si parlava appunto di un patrimonio informativo, di un patrimonio della conoscenza che sta lì ma che non può essere utilizzato, ecco, l'intelligenza generativa riesce ad unire i puntini. Ci sono delle soluzioni appunto che riescono attraverso il linguaggio naturale ad estrarre le informazioni da un patrimonio della conoscenza immenso, come potrebbe essere quello di un istituto pubblico o di una grande azienda, e lo fa come? Sempre con il linguaggio naturale. Dammi tutti quei documenti in cui si parla di questo argomento. L'intelligenza artificiale riesce a unire i puntini e a portare all'attenzione dell'operatore le informazioni che sono di fatto importanti. Un caso di successo per un nostro cliente, Alpitour, ha utilizzato questa tecnologia per semplificare l'accesso ai cataloghi. Immaginate che cosa vuol dire organizzare una vacanza, accedere ai cataloghi, alberghi, viaggi. Ecco, fornendo il linguaggio naturale, il tipo di percorso turistico che, di cui si necessita, l'intelligenza generativa dà all'operatore, non all'utente finale, una serie di opzioni su cui l'operatore fa delle azioni in base appunto a quello che sa fare meglio. Mi riallaccio al tema dell'utilizzo dell'intelligenza generativa per imbrogliare, no, anche nella scuola. Mia figlia Giulia, terza media, quest'anno esami di terza media, è stato incredibile vederlo usare Copilot, quindi intelligenza generativa, per fare schemi mentali, mappe mentali, fare delle analisi, entrare nel dettaglio. Ecco,
Lo strumento di per sé non è né buono né cattivo, è come lo si usa. Nel momento in cui si capisce che questo strumento dà vantaggio, anche un ragazzo, una ragazza di 12, 13, 14 anni lo può usare con profitto. Ed è un boost importante per il prossimo anno, andrà al liceo classico, sa già che sarà impegnativo, ma al liceo classico con un aiutante, un collega virtuale, ecco in questo caso un vero collega virtuale che la potrà aiutare nella comprensione della matematica, del latino, sarà per lei secondo me un boost importante. Ultima ma non ultima, messaggi alla clientela tailored, cioè costruiti, customizzati. Non più ricevere dei messaggi magari di una fornitura elettrica, una fattura, avulsi dal contesto, ma customizzati per le nostre esigenze. Io sono uomo 50 anni con due figli e vivo a Roma, avrò delle esigenze e l'intelligenza generativa potrà catturarle e darmi quello di cui ho veramente bisogno. Sono una persona, magari un giovane di 22 anni, riceverò una fattura o un messaggio customizzato per le mie esigenze. Ecco, l'intelligenza artificiale generativa per Microsoft dà delle grandissime opportunità di dare effettivamente un boost alla produttività individuale, e lo vediamo così. Noi in primis dipendenti di Microsoft abbiamo visto una grande accelerazione e un miglioramento della nostra qualità lavorativa. Grazie. Direttore, grazie.